Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. In questo video vi faccio vedere un'altra versione di Polipetto, Amigurumi. Vi dico un'altra versione perché, scusate, perché già ne ho fatta un'altra. Se mi ricordo ve la metto qui in sovraimpressione, altrimenti la trovate comunque nel canale. Poi sta a voi decidere quale tipo vi piace, comunque sono molto diversi. Questo rosa lo realizzo con voi, questo qui l'ho già realizzato in precedenza, quindi chiaramente questo rosa è più carino, però appunto per farvi vedere l'effetto diverso. Io per farlo utilizzo dell'acrilico numero 3, quindi un acrilico, una lana. Quindi nel caso volete farlo con il cotone, mi raccomando, ricordatevi sempre che le dimensioni saranno poi più piccoli. E nulla, non dimenticatevi di cliccare il pollice in su se vi piace il video. Se avete qualche richiesta lasciatemi un commento, io appena posso, se posso appunto, vi accontento. Seguitemi anche su Instagram perché sono un po' più attiva rispetto a Facebook, anzi Facebook l'ho completamente abbandonato, ma su Instagram sono molto più attiva, quindi comunque se vi fa piacere avete Instagram potete seguirmi anche lì. E nulla, io spero che il tutorial vi piaccia, vi saluto e appunto vi lascio al tutorial. Allora, incominciamo a fare il nostro lavoro. Io in questo caso sto utilizzando un acrilico rosa, però chiaramente è a vostro gusto, quindi sto usando un po' colori di fantasia e nulla. Quindi comincio facendo subito un anello magico in questo modo, all'interno del quale vado a fare le mie classiche 6 maglie basse. Quindi entro, faccio la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e poi continuo fino a un totale di 6 maglie basse nel cerchio magico. Fate quindi le 6 maglie basse, tiro il filo corto dell'anello magico e lo stringo. Adesso in ognuna di queste 6 maglie basse che abbiamo fatto dobbiamo fare un aumento. Quindi entro nel mio primo punto, faccio la mia prima maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa, quindi ho fatto quindi il mio primo aumento. Vado nel punto successivo e faccio il mio secondo aumento. Devo fare un totale di 6 aumenti per un totale quindi di 12 maglie basse. Siamo quindi a un totale di 12 maglie basse. Iniziamo il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto, andiamo a segnarla. Nel punto successivo vado a realizzare un aumento e questo giro non dovrò far altro che alternare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento che si ripetono per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Prossimo giro facciamo una maglia bassa nel primo punto che andiamo a segnare. Nel punto successivo facciamo una seconda maglia bassa. Nel punto successivo ancora facciamo un aumento. Quindi a questo giro dobbiamo fare 2 maglie basse e un aumento che si ripetono per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse. Abbiamo quindi adesso 24 maglie basse. Adesso dobbiamo continuare a fare giri di maglie basse semplici, ognuno di 24 maglie basse. Parliamo di un totale di 9 giri. Quindi dopo aver fatto il mio primo punto lo segno sempre a inizio giro e continuo facendo semplicemente una maglia bassa in ogni punto senza nessun aumento, quindi semplicemente una maglia bassa in ogni punto per un totale di 9 giri. Ogni giro è composto da 24 maglie basse, quindi io farò adesso i giri, continuo e ci vediamo alla fine. Eccoci quindi alla fine dei 9 giri. Come vedete la nostra lavorazione si è allungata. Adesso cominciamo il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto che andiamo a segnare. Nel punto successivo facciamo una seconda maglia bassa, dopodiché andiamo a realizzare una diminuzione. Per cui questo giro sarà composto in questo modo: 2 maglie basse e una diminuzione che si ripetono per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse. Cominciamo il prossimo giro facendo una maglia bassa nel primo punto, la segniamo. E dopo andiamo a realizzare direttamente una diminuzione, per cui questo giro sarà un alternarsi di una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro per un totale di 12 maglie basse. Arrivati a questo punto tiriamo il filo e lo andiamo a tagliare, lo infiliamo quindi nell'ago e andiamo quindi a nascondere
il filo all'interno dei punti, quindi all'interno della lavorazione, in modo tale che il lavoro non si disfi. Quindi giusto passare giusto tra qualche punto, ecco qui, così possiamo definitivamente tagliare il nostro filo. A questo punto dobbiamo andare ad imbottire il nostro lavoro. Una volta imbottito il nostro lavoro, lo mettiamo momentaneamente da parte. Adesso riprendiamo il nostro filato rosa o di qualsiasi altro colore lo state facendo e andiamo a fare la parte dei tentacoli. Quindi di nuovo anello magico, al cui interno facciamo sempre le nostre classiche 6 maglie basse, quindi la prima, la seconda, continuo così fino a 6. Fatte le 6 maglie basse, stringiamo il nostro anellino magico e facciamo un aumento in ogni punto, quindi nel primo punto si entra, si fa il primo aumento e si continua così fino a un totale di 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. Adesso fare tentacoli è davvero molto semplice, ovvero facciamo una maglia bassissima sul prossimo punto, ecco qui. Facciamo adesso 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a lavorare all'indietro, ovvero in ogni catenella andiamo a fare una maglia bassa. Quindi lavoriamo in questo modo, quindi molto semplicemente una maglia bassa in ogni catenella, in questa maniera. Ovviamente questo è il procedimento che dovete ripetere per tutto il giro, quindi lavorate tutte le catenelle, quindi vedete abbiamo lavorato tutte le catenelle, vado nel punto successivo e faccio una maglia bassissima così per fermare il mio primo tentacolo, eccolo qui. Per continuare devo fare per tutto il giro lo stesso procedimento, ovvero lo rifacciamo di nuovo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle, dopodiché vado a fare una maglia bassa in ogni catenella per fare quindi il mio tentacolo, vedete, in questo modo. Aspettate, tiro un po' di filo altrimenti non riesco. Vedete, è davvero molto semplice, anche perché poi facendo questo tipo di operazione il tentacolo si arriccerà su se stesso e quindi darà proprio l'impressione appunto di un vero tentacolo. Quindi quando avete finito di fare le maglie basse sulle catenelle, puntate il punto successivo e fate una maglia bassissima, dopodiché ripetete lo stesso procedimento per tutto il cerchietto. Alla fine faccio la mia ultima maglia bassissima, tiro il filo, lo taglio e vado a nasconderla all'interno del lavoro. Quindi anche questa parte che abbiamo realizzato dei tentacoli la mettiamo momentaneamente da parte. Adesso per abbellire il nostro polipetto andiamo a fare un fiocchetto. In questo caso sto utilizzando del cotone bianco e quindi vado a diminuire il mio uncinetto. Che cosa faccio? Semplicemente un anello magico. Se non sbaglio questo fiocchetto già vi feci vedere come si realizzava. Allora, dobbiamo aggiungere a questo anello magico 2 catenelle, quindi questa sostituiamo la nostra prima maglia alta. All'interno del cerchio facciamo adesso 5 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, faccio la mia prima maglia alta, la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia alta. Adesso che cosa facciamo? Facciamo una maglia bassissima all'interno del cerchio magico sempre. Ecco qui. Ripetiamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e di nuovo 5 maglie alte. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta
e la quinta maglia alta. All'interno del cerchio, per chiudere, una maglia bassissima. A questo punto tiriamo il filo dell'anello magico, lo stringiamo e abbiamo creato appunto l'inizio del nostro fiocchetto, che adesso è da rifinire. Adesso tiriamo il filo, lo andiamo a tagliare. Una volta appunto che abbiamo tagliato il filo, lo tiriamo fuori, eccolo qui. Adesso dobbiamo girare sia con il filo dell'anello magico e sia con questo filo che abbiamo fatto attorno qui alla parte centrale, in modo tale da fare il centro del nostro fiocchetto. Man mano lo andiamo a sistemare. Sì, se non sbaglio già ve l'ho fatto vedere come si faceva. Sì, se non erro sì. Quindi andiamo ad attorcigliare il filo intorno. Dopodiché accorciamo un attimino questi fili, che non riesco a fare un altro giro con questi qui. Quindi che cosa faccio? Vado semplicemente a prendere una puntina di colla, giusto per fermare un goccino, e fermo il tutto con la colla. Chiaramente si deve asciugare, e poi vado a sistemare piano piano il mio fiocchetto. Adesso non ci resta che assemblare il tutto. Allora, per fare il faccino io vado ad utilizzare semplicemente due occhietti mobili, vedete, come questi, e li vado ad attaccare con un po' di colla, ma proprio molto semplicemente. Mi scuso per i rumori di sottofondo, ma sono i vicini, quindi non so quanto si possa sentire il baccano che fanno, però purtroppo. Per la bocca invece vado ad utilizzare un po' di feltro nero, quindi ho realizzato, poi chiaramente vedete che io comunque vi do un'indicazione, poi chiaramente fate a vostro gusto come vi piace di più. Ecco qui. Adesso dobbiamo attaccare la parte sotto. Allora, per attaccare la parte sotto io adesso, invece di utilizzare questa colla, vado ad utilizzare la colla a caldo, per un semplice motivo che mi fido un po' di più della colla a caldo come tenuta, e quindi vado a metterla scusate, sul bordo, quindi del fondo del mio polipetto, in questo modo. Dopodiché vado ad attaccarci appunto i tentacoli. Chiaramente, se non volete fare questo passaggio, quando tagliate il filo qui, di quando facciamo questo lavoro, tagliatelo più lungo e poi dopodiché andate a cucirlo. Però comunque è inutile farlo, perché tanto è veramente molto molto veloce da fare così con la colla. Dopodiché metto un altro puntino di colla a caldo e vado ad attaccare il fiocchetto che abbiamo fatto prima. Il mio polipetto è terminato. Adesso ve lo faccio vedere meglio, eccolo qui. Spero che il lavoro vi sia piaciuto, che il tutorial sia stato facile. Io vi saluto e appunto ci vediamo nel prossimo video.